Buongiorno. Una delle regole fondamentali di Wikipedia è la necessità di indicare esplicitamente le fonti dalle quali sono tratte le informazioni inserite. In questo modo, in primo luogo, diventa verificabile l'attendibilità dei contenuti e in secondo luogo si evitano le ricerche originali che non dovrebbero trovare spazio nella nostra enciclopedia. In sostanza, ogni voce di Wikipedia dovrebbe essere corredata da un apparato di fonti per ogni informazione esistente. Queste fonti devono essere pubblicate e di terze parti. E godere di una chiara reputazione di attendibilità. Difficile indicare a prescindere cosa sia una fonte attendibile o non lo sia. Semplificando, possiamo considerare attendibili, ad esempio, pubblicazioni di riviste scientifiche, libri, articoli di giornale, siti internet e altro, considerate autorevoli nell'argomento che si vuole trattare. C'è da dire che purtroppo, ad oggi, non tutte le informazioni riportate su Wikipedia sono corredate da un apparato di fonti puntuali. Infatti, la sensibilità a questo aspetto era nei primi anni di vita del progetto sentita molto meno di quanto lo sia oggi. Tuttavia, il lavoro che si sta progressivamente facendo sta pian piano coprendo questa lacuna. Certo è che chi per volesse contribuire oggi è caldamente auspicabile un'osservanza scrupolosa nell'indicare con precisione e puntualità la fonte dell'informazione che si inserisce. Per dare un'idea, possiamo vedere qualche esempio di voci con un buon apparato di fonti a sostegno. Prendiamo ad esempio una voce di medicina, epatite C. Scorrendo questa voce, possiamo notare che ogni informazione è seguita da un piccolo numerino che rimanda ad una nota in cui è contenuta la fonte dell'informazione stessa. Passandoci sopra con il mouse, possiamo vedere un'anteprima di questa fonte. Scorrendo la voce fino in fondo, possiamo arrivare alla sezione dove sono raggruppate tutte queste note. Essendo questa una voce di medicina, non sorprenderà che gran parte delle fonti provengano da articoli scientifici. Molti di essi hanno il vantaggio che possono essere visualizzabili direttamente online, a volte interamente, a volte solo l'abstract. Questo rende facilmente verificabile l'informazione contenuta nella voce. Ad esempio, in questo articolo, cliccando sul numero corrispondente a Lead PubMed, possiamo visualizzare l'abstract. Proviamo a vedere un altro esempio, la voce del pittore Paolo Veronese. Anche questa è ricca di fonti che attestano le informazioni scritte. Qui, a differenza della voce precedente, molte delle fonti provengono da libri cartacei. Ma nulla avrebbe vietato di utilizzare altre fonti purché affidabili. Dopo aver parlato della fondamentale importanza nell'inserire le fonti per un progetto come Wikipedia, spendiamo due parole sul lato tecnico, ovvero su come inserirle. A facilitare le cose ci viene incontro il software, chiamato MediaWiki, che permette il funzionamento di Wikipedia stessa. Questo, a fronte di una sintassi piuttosto semplice per l'autore, permette di organizzare e impaginare le note e le fonti utilizzate in maniera praticamente automatica. Per inserire una nota con una fonte è necessario intervenire nel cosiddetto wikitesto, ovvero il codice sorgente della voce, editabile da tutti, in cui oltre al testo della voce ci sono tutte le istruzioni per l'inserimento di altri elementi come immagini e collegamenti ipertestuali. La nota va inserita all'interno di due stringhe, una di apertura e una di chiusura, che sono queste. Il software le numererà poi e le visualizzerà nella voce dove è presente la stringa References. Torniamo alla voce epatite C per vedere com'è tecnicamente fatta. Accediamo al wikitesto. Come potete vedere, nella stringa ref troviamo la nota. In fondo la sezione note con la stringa References, che è dove il software visualizzerà tutte le note. Aggiungo solo che solitamente le note vengono a loro volta inserite tramite template, che permettono una formattazione più omogenea di esse. Ma questo rimando alla lezione sui template. Ecco tutto. Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e una buona lettura delle voci di Wikipedia.